entra l'arbitro. 5-4-3-2-1 ed ecco la partita che inizia. 45-27, terza parte. Due punti in questo momento. Fermo Carispe in difesa sulla propria lunetta. Il gioco sta diventando più importante. Siamo alla metà della partita. Ora bisogna mantenere questo distacco. Fermo Carispe ancora sotto canestro, perde palla, palla fuori, rimessa da parte del Fermo Carispe. Cestello da parte il fallo, rientra la palla con la Fermo Carispe. Riscende verso il canestro dell'Ancona. Niente di fatto, la numero 15 oggi non ha una grande precisione. Due punti per l'Ancona, 29-47, 7 minuti e 47 ancora da giocare del terzo tempo. Ancora l'Ancona in possesso di palla, l'Ancona mi sembra che abbia raccolto un po' di voglia di aggressività, vuole ridimensionare il distacco da parte della Fermo Carispe, tira un colpo da lontano, niente di fatto. Abbiamo la palla che scende col 17 ed ecco, niente di fatto ancora, il cestello molto pericoloso questo momento, perché questi punti non fatti sono veramente un grosso problema. Due punti, 31-47 per la Fermo Carispe. Fermo Carispe è ritornata in attacco, è sotto il 49-31. Ancora canestro sballato. Punti, 34-49, Ancona,
che scende subito. Sentiamo i tamburi per il tifo alla squadra della Termocarispe. Entra l'Ancona, palla in possesso, il 6 se la giostra. Ha suonato, è scaduto il tempo, bisogna ripartire. 17 in possesso di palla, tocca la palla l'Ancona, fallo. Palla fuori, Termocarispe in possesso, fallo, ancora palla fuori, palla rimessa dalla Termocarispe. Due punti, 53, 51 a 34. Difesa sotto canestro. Fallo, tiro da due. 1, 35, 36 a 51, 4 minuti e 44 ancora da giocare per la fine del terzo tempo. Ancora buon margine da parte della Termocarispe, ma diciamo che ha già sprecato parecchie occasioni, poteva benissimo essere più tranquilla, ma d'altronde bisogna stare attenti perché questi sono momenti particolari. Ecco qui, rimessa da parte dell'Ancona che riparte. Termocarispe, ancora un altro errore, peccato perché questo non è una cosa di normale amministrazione, bisogna che si radunino un attimo le forze per poter mettere in sicurezza la squadra, specialmente in questi errori. Ancora il ferro da parte di l'Ancona. Il Termocarispe riscende in maniera precipitosa, niente di fatto, riparte la palla con l'Ancona, scende a canestro, tre punti, due punti da parte dell'Ancona, 38 a 51. Beh, cominciamo già a vedere una rosicchiatura da parte dell'Ancona nei confronti della Termocarispe e questo la dice lunga. Bisogna stare attenti, abbiamo visto già vari errori, la Termocarispe deve stare attenta a non 51 a 38, 2 minuti e 53 alla fine del terzo tempo. E vediamo la palla in possesso del Termocarispe, sono sotto canestro, se la stanno giostrando in maniera più che buona, però è fuori ancora questo tiro, tiri buttati al vento che non producono. Questo ha girato nel canestro, meno male l'Ancona non ha segnato. Palla fuori in possesso della Termocarispe,
viene giù in maniera confusa, non riescono a concludere l'azione sotto il canestro dell'Ancona. L'Ancona molto difensiva riesce a tenere ancora il ferro da parte della Termocarispe. Questo ci fa capire o c'è della stanchezza. Niente ancora, tiro fasullo. Palla in possesso dell'Ancona che risale per il canestro della Termocarispe, trova spazio, riesce ad entrare e fa due punti, 40-51. Ora comincia a diventare preoccupante, bisogna darsi da fare per recuperare lo spazio che ci può servire. Ancora un errore da parte della Termocarispe, ha fatto un'altra volta il ferro, niente di fatto, sono tiri che non ci portano veramente da nessuna parte e provocano indecisione e scassano, come si suol dire. Ancora un errore da parte dell'Ancona, l'Ancona che sta navigando in maniera grintosa per recuperare, ecco che sblocca il risultato, 53-40. Meno male, perché francamente se non riprendono in mano la situazione, abbiamo ancora 10 minuti da giocare come quarto tempo e manca 53 secondi alla fine di questo terzo. Timeout chiamato dalla Termocarispe, vediamo quello che ci diranno, perché sicuramente siamo nei momenti molto critici. Siamo con il palla in mano della Termocarispe che scende sotto il canestro dell'Ancona, palleggio sotto il 41 secondi, 40 secondi di gioco per la fine di questo terzo tempo. Vediamo, 20 in possesso di palla, niente di fatto, 29 secondi, fischiato, già rimessa in gioco da parte dell'Ancona. Ancona sulla palla del 13 in possesso, che si prepara allo schema d'azione sotto canestro, vediamo se riusciranno a... niente di fatto, scende precipitosamente il 7, non riesce a tenere la palla, attivo in questo momento, manca 6 secondi, 2 punti va recuperati in questo momento, 55-40. E in questo momento termina così il terzo tempo, 55-40 per la Termocarispe. Sentiamo il cicalino che, ed ecco il cicalino che parte, partono gli ultimi 10 minuti, quarta parte del gioco. Termocarispe sempre con 55, 40 minuti, di fatto per l'Ancona, ferro del cestello, riparte la Termocarispe che scende, fallo da parte al Termocarispe,
palla fuori, rimessa in campo da parte della Termocarispe. Errore da parte della Termo, discesa velocissima dell'Ancona che si prepara in questi ultimi 10 minuti a una rimonta cercando di fare il possibile, niente di fatto, errore anche per loro, scende la Termocarispe sotto canestro, mettono in moto un po' così lo schema di entra però a mano tesa l'Ancona, un tiro di punizione al canestro della Termocarispe, 41-55, vediamo il secondo tiro, 42-55, 8 minuti e 27 ancora di gioco, minuti interminabili perché sono pochi ma vanno giocati e con grande grinta, altri due punti, 44-55, attenzione alla Termocarispe, bisogna che non si sbagli più, che si raduni un attimo, ed ecco tre punti, 58-44, perché la sicurezza è importante, bisogna avere dinamica e sicurezza nella partita per tenere tutto sotto controllo. Ancora sotto canestro, cade, rimessa in campo da parte dell'Ancona, sono sotto al canestro, vediamo che schema tirano il tiro, tentativo per recuperare tre punti ma niente di fatto, Termocarispe sotto canestro, errore ancora in possesso di palla, importante non bruciare queste possibilità che sono importanti, che mettono in sicurezza la partita e che danno, ok, due punti, 60-44, al quarto set 60-44, 7 minuti e 0-2 ancora di gioco, si avvicina a una fine se non cambia, ma vedere quello che realmente si riuscirà a mantenere, e la Termocarispe ripiazza altri due punti, 62-44, una partita veramente importante, due punti fanno comodo per questo campionato, servono per camminare e dare anche la possibilità di guadagnare qualche punto prima di arrivare alla fine. Rimessa in campo della Termocarispe, che sono già in formazione sotto il canestro dell'Ancona, si fa palleggio roteando intorno alla lunetta, ancora il pallone fuori, dentro, tre punti, 65, benissimo, tre punti assestati, veramente eccezionali, e ora ancora questo slancio, siamo sotto canestro, due punti per l'Ancona, 46-65, 5 minuti e 50 di gioco, un gioco molto grintoso da parte della Termocarispe, c'è stato veramente qualche momento di nebbia, però anche adesso hanno sbagliato, insomma molti tiri sono andati a vuoto, ma malgrado tutto il vantaggio ancora gli permette di fare questi errori, se fosse stata una squadra più ostica ci sarebbe veramente avuto dei grossi problemi.
momenti di dubbi in questo gioco non ce ne deve mai avere, perché il punteggio di distacco ci mette sempre in sicurezza tutti quanti. 5 minuti in questo momento, 5 minuti in questo momento, siamo sotto canestro della Turista, della Termocarispe. Vediamo questa partita. Palleggi lunghi, ancora il ferro del canestro, niente di fatto, ancora in possesso di palla, girano per sotto la lunetta del Termocarispe, azione disturbata da parte della Termocarispe, niente di fatto, fallo da parte del tira il 13, entra il 7, esce l'8, vediamo 46-67, 47 48-67, 4 minuti e 23, siamo in posizione buona, bisogna mantenere ancora gli ultimi spazi, i tempi sono stretti ma possono essere veramente nocivi. Ferro da parte della Termocarispe, il lavoro e il gioco va avanti, 3 minuti e 57. Penso che ormai il gioco sia stato definito da parte della Termocarispe, ma bisogna sempre arrivare fino in fondo, perché i risultati, a volte questi due errori dell'Ancona sono stati veramente 3 errori, 4, veramente deleteri, e mettono certo in sicurezza ancora di più il Termocarispe. 67-48, ma contropiedi veloci da parte dell'Ancona per cercare di recuperare 3 punti, 51-67, vediamo come si fa presto a macinare dei punti, se ci fosse dei, ancora il canestro sballato da parte della Turis, della Termocarispe, bisogna 2 minuti e 59, interminabili, 67-51, sicuramente ci vuole ancora un tiro da parte dell'Ancona, palla fuori, rimessa in campo da parte della Termocarispe, tanto c'è un time out e bisogna ragguagliarsi un attimo, perché la partita va controllata per fino in fondo. 49, 67-51, riprende il gioco, time out terminato, 0-2 minuti, ancora il ferro da parte della Turista, un'altra occasione che poteva essere, non sempre comunque si può avere la mira precisa per entrare nel canestro, ma sono veramente una cosa importante, niente di fatto da parte dell'Ancona, riscende la Termocarispe sotto la lunetta del, niente di fatto ancora per la Termocarispe, sempre 67-51,
1:49 il tempo limite per terminare, tiro da lontano per recuperare 3 punti, niente di fatto, il fallo. L'Ancona con la palla. Ancora l'Ancona. Niente di fatto, nemmeno l'Ancona. Ormai sono un po' il tempo, logicamente, sono circa 40 minuti di gioco. Gioco vero, però siamo quasi intorno all'ora e 16 e niente di fatto ancora per la Termocaris, perché ci riprova, c'è una caduta, mi sembra che ci sia un fallo e ora c'è l'occasione di recuperare 2 punti. 67-51, 1:04, ormai sicuramente la partita ha un senso unico, ma comunque bisogna stare sempre nell'ordine delle idee di 68, vediamo se riesce a infilare il prossimo canestro. 69-51, ancora 1:01, un gioco ormai corto per tutti quanti, non esiste più recupero, perché ci vorrebbe veramente molto più tempo per recuperare circa quasi 18 punti. Napoli sbaglia, l'Ancona ha sbagliato il primo tiro, vediamo se 52-69, Termocaris in possesso di palla, 49 secondi ancora di gioco, Termocaris in possesso di palla, vediamo se riesce a chiudere in bellezza oppure dovrà cedere il passo agli ultimi 2 punti. 52-69, riscende, 31 secondi di gioco ed ecco qua, 71-54, 23-22, 20 secondi, Ancona in possesso di palla, vediamo se riesce a dare, niente di fatto, Ferro, ancora riparte contropiede, 5-4-3-2-1, ha chiuso la partita, termina così la vincita. Vince 71-54, vince la Termocaris.